Senti come picchia. Buongiorno ragazzi, allora oggi sesto giorno siamo a Parma, adesso andremo a visitare la città sempre più su, dove andremo chi lo sa, per adesso tutto prosegue bene, andremo a Parma questa mattina nel tardo pomeriggio Piacenza, ci sposteremo verso il Piemonte, visto che qui il programma di quando si viaggia in bicicletta è sempre vario. Oggi dico che andiamo in Piemonte, poi magari andiamo in Lombardia. E quindi niente, vi terrò aggiornati sul proseguito del viaggio. Ragazzi, a dopo. Ciao. Dove siamo stati veramente bene, un laghetto privato gestito da un ragazzo di nome Andrea che ci ha trattato veramente bene, non bene ma benissimo. Questa mattina ci stiamo dirigendo verso Piacenza, detta anche Pazienza, no, non lo so, però Piacenza, poi direzione Alessandria. Oggi ragazzi si lascia la Lombardia e si entra in Piemonte. Abbiamo percorso all'incirca 500 km e siamo a metà viaggio. E la nostra tappa finale sarà la Francia, la France. Precisamente un paesino di nome App. Si trova in Provenza, a una sessantina, 70 km da Avignone. Bene, una giornata oggi prometto bene, caldo, torrido, come sempre, e andiamo verso Piacenza. Ciao ragazzi, a dopo!
2:30 del 2 luglio. Ragazzi, fa un caldo. Allora, volevo farmi ammirare queste splendide colline tra la Lombardia e il Piemonte, colline di vigneti. Guarda quanti vigneti, le colline intere a Redavalle, Redavalle, colline intere in lontananza di vigneti, eh? Ragazzi, abbiamo un paese che è meraviglioso. Dopo fatiche disumane, come oggi, lo merito tutto. Ah, un bel bagno al fiume. 130 km, sono esausto ragazzi. Esausto, faccio un bagno, mangio due cose e poi mi butterò in tenda in questo posto fantastico. Oh.